Sonita Alizadeh è una giovane rapper e un'attivista per i diritti delle donne afghane. Oggi ha 25 anni ed è un simbolo di ribellione ed emancipazione per molte sue coetanee. Sonita nasce nel 1996 a Herat. Nascere femmine e per di più in una famiglia numerosa in Afghanistan sotto il governo talebano può voler dire essere un peso economico. Ieri come oggi molte donne, spesso ancora bambine, vengono date in spose dalle loro famiglie in cambio di denaro, perdendo il diritto all'istruzione, all'educazione, alla salute e al gioco. Come da copione, anche Sonita, a soli 9 anni, viene promessa in sposa ad un uomo molto più giovane di lei, ma il matrimonio salterà. La famiglia, per fuggire dai talebani, lascia l'Afghanistan e si dirige verso l'Iran. È lì che, in un centro rifugiati per bambini, Sonita imparerà a leggere, a scrivere e ascolterà alla radio il suo primo rap. Nonostante non capisse neanche una parola di quella musica così potente, Sonita la farà sua e inizierà a sfogare la sua rabbia mettendo in rima canzoni che raccontano di lei e del difficile destino delle sue compagne. In Iran alle donne è proibito cantare, ma Sonita cercherà ugualmente un produttore per incidere la sua demo. Ha soli 16 anni e vuole fare la rapper, ma suo fratello è deciso a riportarla in Afghanistan per venderla ad un uomo. Proprio lui ha bisogno di $9,000 per comprare una donna. Neanche la mamma sembra capirla. Mentre Sonita rivendica il suo diritto alla libertà, la famiglia rivendica il rispetto delle tradizioni. Sarà provvidenziale per Sonita la regista Roxaraga Emmagami, che dopo aver ascoltato il suo rap decide di riprenderla. Proprio la regista convincerà la famiglia a lasciare 6 mesi di tregua alla ragazza, in cambio di $2,000. Con la regista Sonita girerà il videoclip di Brides for Sale, Spose in vendita, una canzone in cui rappa sulle figlie che vengono vendute in matrimonio dalle loro famiglie. Il videoclip in rete riscontra un successo immediato e arriva fino in America. Sonita viene contattata dall'organizzazione statunitense Strong Heart, che le offre un visto per studiare e comporre musica in una scuola privata negli Stati Uniti. Oggi vive a Washington DC, frequenta l'American University e continua a comporre canzoni. La sua storia, grazie a Roxaraga Emmagami, è diventata un documentario intitolato Sonita. Il film ha vinto il gran premio della giuria al Sundance Film Festival. Anche Penelope Bagé le ha dedicato un ritratto nel suo fumetto Indomite. In un momento così politicamente complesso per l'Afghanistan, potete seguire l'impegno per i diritti delle donne di Sonita Alizadeh sui suoi profili social.